isolatore ha consumo di suolo quasi zero. Quindi diciamo c'è questo nuovo concetto di consumo di suolo quasi zero. E infatti poi lo si vede, no? Qual è questo concetto? Perché partiamo dal fatto che si autorizzano capannoni a Paganica, ma se ne bloccano due perché non sono autorizzati. Però altre due enormi, che stanno nelle stesse condizioni di quelli bloccati perché non autorizzati, vanno avanti, forse perché quei capannoni sono proprietà del presidente dell'Aquila Calcio, di cui sono, diciamo, no ultras, quindi, però è diciamo il presidente dell'Aquila Calcio è Chiodi, no? Quindi diciamo quello che è di taluni imprenditori viene consentito, altri no. Ultima cosa, e chiaramente stessa cosa vale per il centro commerciale più parcheggio, tre piani sotterranei sotto Piazza Duomo, che diciamo pare essere stata sventata questa cosa, perché pare essere sventata, diciamo gli abbiamo fatto arrivare una valanga di proteste anche internazionali, perché bisognerebbe anche anche a capire il fatto che probabilmente così non si può andare avanti, e che probabilmente questa situazione qui, anzi sicuramente, è, se vogliamo parlare di responsabilità politiche, è responsabilità di tutti i partiti che sostengono questa giunta, perché tutti i partiti che sostengono questa giunta si stanno spartendo la città, perché hanno fatto le liste elettorali candidando pacchetti di voti, e quando candidi pacchetti di voti e fai una giunta che è basata sulle spartizioni, tu hai preso il 2,8 e allora ti spetta un assessore 2, allora poi l'agire non potrà che essere spartitorio, perché i processi, no? Le decisioni dipendono dai processi, da come ci si arriva, e se tu ci arrivi a formare una giunta con logiche spartitorie, l'agire di quella giunta non potrà essere che di logiche spartitorie, e va sicuro che è così, perché nell'ultimo consiglio comunale abbiamo dovuto assistere al consigliere Ludovici, noto amico del qui presente Filippo Tronca, che in pratica l'hanno dovuto fermare in consiglio comunale perché stava andando a menare il sindaco. Ma non è che l'hanno voluto fermare per fare, no, l'hanno voluto fermare perché gli stava andando a menare, è uno di maggioranza, no? E il motivo è che ha urlato: sono 2 mesi che mia figlia non lavora. Il livello è che il PD ha candidato gente che prima era di Forza Italia, il consigliere Ianni di San Giacomo, ok? Allora, con questa gente qui, quando fai questi compromessi, non puoi più governare, anche perché questi pensano al piatto di lenticchie. Qua teniamo una città da ricostruire, noi siamo là per dare sbocco politico alle istanze dei movimenti e delle rivendicazioni sociali. Se i movimenti e rivendicazioni sociali non ci stanno, no, noi là serviamo a pochissimo. Grazie. Enrico. Allora, mi piace moltissimo il pianto bello, soprattutto nella seconda parte, condivido pienamente. Tu hai individuato due soggetti, secondo me ne manca un terzo. La società, gli aquilani, le aquilane nella loro interezza. Questa città dal primo giorno ha accettato la gran parte delle cose che sono state fatte, a partire dai campi, a partire da tutto quello che è successo. Io non credo che abbia neppure tanto senso il discorso ormai di individuare delle responsabilità che sono fuori da noi, perché che quelli sono dei pezzi di merda l'abbiamo dovuto imparare alle nostre spese. Capiamo quali sono i nostri errori e quello che possiamo fare noi, in qualche modo. Non è possibile.
Io sono stato da poco in Cile a studiare la ricostruzione lì. Mi chiedo, in Cile agli abitanti colpiti dal terremoto hanno semplicemente una baracca in maniera e poi le case si devono rifare da soli. Cosa sarebbe successo all'Aquila se il governo avesse fatto una scelta del genere? Una cosa simile, no, chiaramente. Tutto quello che dici tu è giusto, ma chi è che all'Aquila ha rinunciato a costruirsi la baracchetta di legno nel proprio orticello? Nessuno. Chi è che non avrebbe voluto i puntelli dentro la casa e così via? Quindi ci sono delle responsabilità grossissime nella società, ci sono delle responsabilità grossissime anche tra di noi. Noi abbiamo cercato in qualche modo di combattere questo sistema, perché non siamo riusciti a produrre qualche cosa di veramente diverso? Non c'è società civile, a me non piace questa parola società civile, non lo so. Manca la capacità di costruire rapporti di forza reali che in qualche modo vadano a incidere sul potere. Questo è semplicemente e questo però non possiamo continuare a non dirlo. Cioè, noi abbiamo delle responsabilità grossissime, non assumo le mie, non siamo stati capaci fino in fondo a costruire un percorso altro. L'Aquila poteva diventare la Val di Susa, non ci siamo riusciti, inutile. Ancora oggi andiamo avanti con manifestazioni, per carità, ho tutto il rispetto, come quella di ieri sera, dove sfidano insieme le vittime e i carnefici. Non è accettabile questo, io penso che sia accettabile. Ma comune, una battaglia interna, individuando delle responsabilità. Io penso questo, penso che ancora ci siano dei margini comunque per poter costruire dei percorsi reali e in qualche modo possano dar luogo a una ricostruzione vera che parta non da un'identità diciamo intesa in termini conservativi, ma da un riconoscimento di valori condivisibili e che in qualche modo possano e far scaturire qualche cosa di differente da quello che abbiamo detto. Grazie a te, c'era Mattia che neanche vedo, quindi se no. Lui ci voleva chiedere se poteva. Grazie per questa bella serata, questo incontro molto chiarificatore. E io sono colpevole perché io ho riempito il modello del censimento abitativo, è stato un progetto case, ma a distanza di tempo, in effetti. Forse non ho fatto bene, però nell'emergenza non capivo ancora un cavolo. Ad ogni modo voglio dire questo, riguardo alle periferie di Casal di Principe, perché c'è libera sul territorio e secondo me è molto importante vigilare rispetto alla cementificazione, perché i grossi cementificatori vengono da Casal di Principe, stanno già operando. I cementificatori vengono anche da Casal di Principe, il cemento è un grosso business e già stanno operando nelle realtà aquilane e limitrofe terremotate, si ricomprano situazioni tipo ristoranti o agriturismo dove danno da mangiare i loro operai, pulitissime di facciata, pulitissime. E quindi sarebbe importante lavorare in sinergia con importanti presidi sul territorio come quello di Libera, perché per ovvi motivi, senza che ti sto qua a spiegare. Grazie a tutti, scusate se ho rubato l'intervento a Mattia. No, grazie per Giovanni. Sono invertito il turno, questo è stato brevissimo. Io rivedo qualcuno, se chi rivedo un attimo di lancio, chi vuole parlare, fare un intervento, insomma, di domande o considerazioni intorno a soprattutto memoria e responsabilità, me lo dica, io segno, dopo c'è la presentazione del video dei ragazzi del Cotugno sulla giustizia e l'aperitivo. Io sarò veramente brevissimo, però non resisto a non allacciarmi al discorso che ha fatto Antonello, che secondo me veramente ha dimostrato una forza incredibile, un coraggio nel riuscire a far passare un messaggio che è quello che il 6 si può e si deve parlare anche della ricostruzione della nostra città, della politica, delle nostre vite, del nostro futuro, di quello che viviamo quotidianamente, perché così come lo facciamo per tutto l'anno, per tra gli altri 364 giorni dell'anno, dobbiamo avere anche la forza di continuare a farlo in questo giorno per le molte persone che si ricordano magari dell'Aquila solo durante questa giornata, mi riferisco ai media nazionali o persone, e quindi ci sono dei messaggi, penso, delle parole che dobbiamo saper dire con forza, senza timore.
perché penso soprattutto alla situazione assurda che stiamo vivendo in questo frangente, che è il nostro nuovo grande salvatore, perché ci sta in questo periodo, ha vissuto di questi anni, ha vissuto di salvatore, no? Di messia, il ministro Barca, che dopo aver fatto una solenne promessa in televisione che il 21 partiva la ricostruzione, si è presentato il 21, quindi tu dici che parte la ricostruzione, io mi aspetto, non so, un cantiere, lavori, no? Magari. Invece si è presentato a fare una conferenza stampa con Chiodi, Letta e Cialente e a dirci il problema è che noi non abbiamo fiducia. Cioè nel giorno in cui tu non c'è, la fiducia non c'è perché abbiamo avuto migliaia di promesse non rispettate, come abbiamo visto in piazza il 23 con i cartelloni. E tu nel giorno in cui sei l'ennesimo che fa una promessa e non la rispetta, ci viene a dire il problema siamo noi che non abbiamo fiducia, poi un Bergamotto, e ce lo viene a dire tra l'altro insieme a Gianni Letta, a Chiodi e a Cialente, che sono i responsabili che hanno governato il nostro territorio fino adesso. Quindi credo che questa è una cosa che vada comunque detta con forza anche oggi, anche perché poi c'è la situazione drammatica che ci dobbiamo vivere di Letta che ci viene, che ancora si presenta su questo territorio senza alcun titolo, tra l'altro impunemente, quando sanno tutti che è la persona comunque rappresenta quella parte di governo che ha fatto arrivare all'Aquila gli sciacalli insieme a Guido Bertolaso, e lui gira tranquillamente alla conferenza stampa quando ci sono persone all'Aquila piene di denunce, ce ne sono decine e decine di denunciati, una cosa vergognosa, che anche questa bisogna far passare qua, perché cioè è incredibile, quando allora sono arrivate queste ennesime denunce per la regione che tolgono un'energia pazzesca, che comunque dipende di processi, le spese legali, è una cosa vergognosa, è un tentativo di criminalizzare e cercare di frenare un movimento che io in questo sinceramente differisco l'analisi di Enrico, secondo me una società civile, un movimento che in questi anni se in parte però c'è stato, e c'è stata una forza, c'è stata la capacità di mettere in campo delle risposte, come ci continua a essere secondo me, in luoghi come questo, in luoghi come l'Atiro, in realtà associative che comunque quotidianamente lavorano, penso a Piazza d'Arti, penso a, insomma, non le potrei elencare tutte quante perché sarebbe impossibile, però ci sono delle realtà che quotidianamente si impegnano per cercare di ricostruire dal basso socialmente questo territorio in maniera diversa, e l'abbiamo visto tutte insieme in piazza il 23 a Piazza Palazzo, e secondo noi quello può essere un punto di inizio per cercare un attimo di dare un messaggio di speranza e di forza di mobilitarsi pure a questa città, e pensiamo che anche oggi sia un momento in cui bisogna dirselo. Noi vogliamo andare avanti con quel percorso, magari può continuare su quella scia, magari la prossima volta andremo a Piazza San Domenico, che è una zona grigia, o perché no a San Pietro, una zona rossa, ieri qualcuno diceva tanto denuncia più, denuncia meno, però crediamo che si debba continuare su questa strada, anche perché sinceramente l'ipocrisia di sentire la nostra classe politica ancora in questi giorni di richiamare le mobilitazioni, ecco, quello che dobbiamo fare è non lasciare a loro, cioè sono i cittadini che devono farla questa battaglia, perché quell'ipocrisia e strumentalizzazione a fini di propaganda politica non gli dobbiamo più lasciare spazio, così come abbiamo fatto bene a contestare Cialente quando si è presentato a Piazza Palazzo dopo che due giorni prima stava a fianco a Letta e Barca a sorridere come niente fosse mentre si diceva che la ricostruzione è ferma per colpa delle carriole, e quindi siamo noi che dobbiamo continuare questo percorso di cui ce ne dobbiamo far carico. Per finire vorrei ringraziare Antonello, soprattutto ci fa piacere farlo qui dentro, è veramente bello essere qua oggi in un'iniziativa del genere, soprattutto forse questo posto, così come l'Atiro, ma in particolare poi Catenaccia, ha rappresentato in questi anni un po' un punto di riferimento a livello, diciamo, fisico, magari di fronte alla mancanza di spazi, di punti di incontro. Però una cosa che mi sento di dire oggi è che con questo ruolo appunto di aver tenuto insieme una parte di comunità aquilana non l'hanno avuto solo degli spazi fisici, l'hanno avuto anche a volte delle idee, delle analisi, dei pensieri, e da questo punto di vista mi sento di ringraziare veramente Antonello, perché ha avuto un ruolo fondamentale in questi anni. Anch'io mi unisco alle ringraziamenti di Antonello e vi chiedo scusa perché quello che sto per dire non è formulato troppo nella mia testa e lo dico così come viene, cercando di essere il più semplice possibile, ma ve ne chiedo scusa preventivamente. C'è un signore che si chiama Weber che parla del potere e che dice che il potere è la gestione della violenza. Io quello che voglio dirvi e che penso che ho formulato in questi 4 anni di lo Stato, il monopolio e la violenza, esattamente.
e quindi ha il potere. Io credo che la parola che voglio usare oggi, e che è quella che ho più rimuginato in questi 4 anni, è appunto violenza. Violenza non nel senso di aggressività, non sto dicendo a nessuno che deve uccidere o picchiare nessuno. Io sto dicendo che però dobbiamo recuperare un minimo di violenza e un minimo di inciviltà, perché la civiltà che ci hanno mostrato in questi 4 anni è fatta, come ben ci ha detto Antonello, di falsità e di ipocrisia. Io credo che dobbiamo recuperare quel tipo di violenza e di umanità e di inciviltà per riprenderci il potere che è nostro, il potere di decidere delle nostre vite e della nostra città. Noi una città ce la dobbiamo meritare e dobbiamo far sì che il ricordo di quelle 309 persone sia reso degno. Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni è vergognoso. Io sono schifato da me e da tutti gli altri aquilani. Io non penso che al momento ci sia un aquilano che merita che gli venga ricostruita la propria città. E la seconda parte è proprio questo che volevo dire. Gli aquilani. Io conosco gente che c'ha il cesso nuovo, che c'ha la jacuzzi. Davanti a casa mia una casa di 400 metri quadri A, ristrutturata con 250.000 euro. Io parlo di tecnici, parlo di aquilani, parlo di imprenditori. Aquilani la maggior parte delle volte. Facciamo schifo. E abbiamo fatto schifo. Le logiche ci sono state dentro al comune, che ben ci ha illustrato Ettore, sono le stesse che si sono viste per ricostruire le nostre case. Ricominciamo a ricostruire noi stessi, la nostra umanità, partendo da un principio molto semplice: riprendiamoci il potere anche usando la violenza in maniera intelligente. Grazie. Paolo Tito Piccolo, mi sembra di conoscere un argomento. Angelo, vai Angelo, perché dopo vediamo il filmato e lo presenta Anna Lucia. L'appunto improvvisata qui, giusto per dire due parole rispetto al concetto di demolizione. Io con Antonello c'è un dibattito che va da insomma. Stiamo attenti, perché le speculazioni che sono avvenute, e anche per lanciare uno sguardo ai paesi del territorio aquilano, perché c'è la ricostruzione non è solo dell'Aquila, adesso mi tocca aspettare una lancia anche a favore di tanti paesi abbandonati dentro il cratere dell'Aquila, quello che l'hanno definito cratere, ma in realtà sono 50 paesi, e la maggior parte dei quali è completamente distrutto e abbandonato a se stesso. Se all'Aquila sono avvenuti puntellamenti con la stessa logica speculativa che ben descriveva Ettore, cioè affidamento diretto senza appalto, nei paesi attorno sta prevalendo una strana logica, quale quella delle demolizioni per affidamento diretto senza appalto, senza progetto, dove c'è la demolizione è un business in mano ai grandi imprenditori edili, cioè le ditte edili aquilane, cioè che fanno, prendono l'incarico diretto senza appalto, senza progetto, delle demolizioni e radono al suolo intere frazioni. Questo è un pericolo. Non dico che bisogna preservare per un identitarismo, un conservatorismo vuoto fino a se stesso. Bisogna riconoscere anche che le demolizioni sono un business nelle mani del cemento armato, perché prendono soldi per la demolizione, soldi per lo sgombero, soldi per il trasporto, incremento dei mezzi pesanti di trasporto nelle cave, e poi l'inerte, che è di proprietà in realtà del consorzio di abitanti, viene spesso rivenduto e riutilizzato. Per cui faccio una domanda provocatoria: possiamo pensare all'interno del processo di demolizione un meccanismo che sia, da un punto di vista sia ambientale che sociale, sostenibile? Cioè, è possibile che il consorzio di abitanti si gestisca l'inerte, si rivenda l'inerte, i proventi di tutti i materiali che vengono dalle demolizioni, sia i flussi dei materiali che provengono dai processi di costruzione e demolizione siano gestiti direttamente dal consorzio? Perché non proviamo a pensare un metodo
che sia realmente sostenibile e che guardi alla demolizione come anche una risorsa per i consorzi di abitanti che riescano a trarre beneficio anche di quell'inerte che poi viene venduto, viene dato al legale e poi che il legale gestiscono, ma a che titolo? Perché la Teges Valderini deve gestire quintali e tonnellate di inerti? Perché? Se sono inerti del consorzio del mio aggregato. Allora noi l'abbiamo visto, cioè la speculazione grossa è avvenuta anche con le demolizioni, non soltanto con i puntellamenti, prima la speculazione grossa con un affidamento anche a una cava, senza appalto, di tutto il materiale da smaltire, che è la Teges e Palmerini, che è qui sotto a Bazzano, no? Allora, c'è un libro che dice che il più grande business contemporaneo sono proprio le demolizioni, forse non a caso. Cerchiamo magari di riflettere insieme, cioè che la demolizione è giusto per quegli edifici che non si reggono in piedi, però capiamo anche come gestire questo processo. Per superare la banalità tra la polarizzazione del demolire tutto e del conservare. Assolutamente, cioè, trovando strategie, esatto, trovando strategie che riescano a ridare ai consorzi di abitanti il potere di gestire i propri flussi. Questo è uno spunto di riflessione. Grazie anche perché ci vediamo il filmato, l'antologia ce lo presenta. Io devo ringraziare tutti per essere intervenuti qui a Casamatta, e come Mattia faceva notare prima non è un luogo neutro.